Ciao amici, io sono Deborah Upicelli per chi non mi conoscesse e questo video oggi voglio farlo perché un ragazzo che segue in coaching mi ha fatto riflettere. Stamattina è venuto da me e mi ha detto: io non so qual è il mio obiettivo e di conseguenza non so mai da che parte andare. Inizio una cosa e non la porto a termine perché in fondo non so che cosa voglio davvero. E questo mi ha fatto pensare che se chiedi a un bambino che cosa vuoi davvero, lui non ci metterà un attimo a fare un elenco di tutti i suoi desideri, di tutto ciò che desidera, di tutto ciò che vuole. Se lo chiedi a un adulto, iniziano le difficoltà. Perché? Perché non siamo più abituati a desiderare, non siamo più abituati a sognare. Da bambini tutti noi sogniamo, tutti noi fantastichiamo, tutti noi diciamo io da grande farò questo, io da grande farò quest'altro. E poi crescendo, attraverso la scuola, attraverso il sistema, attraverso tutto quello che ci circonda, iniziamo a sognare sempre meno, a fantasticare sempre meno. Arriviamo ad un certo punto, nel periodo dell'adolescenza, dove ci rendiamo conto o ci vogliono far rendere conto che in realtà i nostri sogni sono irraggiungibili, che in realtà la vita non è un sogno. Ci installano delle credenze per farci credere che i nostri sogni siano e restino soltanto sogni. Ecco, la differenza nel chi ottiene davvero risultati, nel chi porta a termine i propri obiettivi, nel chi davvero cambia questo mondo, anche nel suo piccolo, è chi non ha mai smesso di sognare, è chi si impunta, è chi non demorde, è chi dice: no, a me non va bene questo, no, io voglio questo, io voglio questo e finché non lo raggiungo io non mollo. Per farlo bisogna avere un forte potere interiore. Bisogna avere fiducia in se stessi, bisogna credere che il nostro sogno è raggiungibile perché noi ce lo meritiamo, perché noi ci meritiamo tutto quello che davvero desideriamo e perché se noi ci impegniamo sappiamo di poterci arrivare. Tutto questo purtroppo a scuola non ce lo insegnano. Lo vedo con i bambini che vanno a scuola, ho un figlio che va alle medie. E purtroppo nessuno ti insegna come raggiungere i tuoi obiettivi, come realizzare i tuoi sogni, come avere successo nella tua vita. Ti insegnano semplicemente ad entrare nel sistema. Purtroppo le scuole statali italiane insegnano questo. E quindi, che cos'è fondamentale? Soprattutto per noi, genitori, perché comunque l'imprinting, si installa da piccoli. Non fate smettere di sognare i vostri figli, non fate smettere loro di credere nei loro sogni, perché sono il nostro futuro e più loro ci credono e più davvero si può cambiare qualcosa. A volte mi è capitato di vedere genitori che ascoltano i propri figli e magari li smontano. Gli dicono che è impossibile, gli dicono che non possono arrivarci, oppure dicono: beh, lui sogna ancora. Ma perché noi non lo facciamo? Che cosa è impossibile? Niente è impossibile. Niente è impossibile finché sei in vita. E quindi non diamoci limiti. Sogniamo in grande, perché i sogni piccoli non hanno potere. Sogniamo senza limiti. Sogniamo consapevoli del fatto che meritiamo tutto ciò che desideriamo davvero. E con questo fissate i vostri obiettivi. Vi ringrazio e alla prossima. Ciao!